Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti. Ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente. Simpatica manifestazione quella svoltasi all'hotel La Playa, organizzata dal Rotary Club, sulla figura un pochettino controversa del presunto ed effettivo figlio di Antonio Meucci, cioè Carlo, che è vissuto a Tindari per molti anni, però che ancora si parla, anche se onestamente ancora non si sa se è figlio o no. Ancora certezze scientifiche non ce ne sono. Secondo me è importante che se ne parli, che si sappia che è vissuto a Patti, anche se probabilmente e sarà forse difficile dimostrarlo in maniera scientifica, probabilmente è figlio di Antonio Meucci, ci sono molte evidenze documentali che lo suggeriscono fortemente. È un personaggio misconosciuto di Patti, in effetti l'inventore, la persona importante era il padre, però l'aver avuto come nostro concittadino una persona di talento, di ingegno, come ci è stato raccontato da testimoni oculari, sicuramente è una cosa che va a onore del nostro paese e va sicuramente ricordata. Effettivamente la sua impressione, ecco, al di là di quello che ha detto durante la conferenza, la sua impressione effettivamente potrebbe essere, ci sono tutte per dire che è figlio di Meucci, anche se chiaramente è molto difficile. Come ho detto nell'introduzione, a questo punto della vicenda non è importante sapere o no se è figlio legittimo naturale di Antonio Meucci, Carlo Meucci. L'importante è che da testimonianze e poi sia, diciamo, come abbiamo sentito stasera dalla viva voce di alcuni che l'hanno pure ospitato e sia dalla documentazione che l'autore del testo ha voluto sufficientemente e con dovizia di particolari rappresentare, la cosa fondamentale è che questa persona è esistita. La cosa essenziale è che intanto bisogna dare una dignità, questa è la cosa fondamentale, la dignità la si dà, ecco, tramandandola ai posteri. Da qui la proposta iniziale che il comune si faccia carico di realizzare questa lapide in ricordo, con tanto di fotografie, in ricordo di Antonio Meucci. E soprattutto era la cosa, mi chiedeva l'impressione, si può utilizzare questo come un momento di attrazione turistica in questo comune, che può essere anche, diciamo, un momento per approfondire tante altre parti che non sono chiare, così come nel testo del resto, perché venendo e pubblicizzandosi la cosa ci possono essere personaggi che l'hanno visto o che pure lo hanno intervistato, come è capitato in anni passati, che possono dare testimonianza a chiarire la vera identità di Carlo Meucci. Ma ripeto, non è questo il problema, la cosa fondamentale è quella che bisogna dare identità, dignità alle persone. Poi saranno chi ne avrà voglia, volontà di specificare se è stato effettivamente il figlio di Antonio Meucci, ma ripeto, questo conta poco di fronte alla dignità dell'essere umano. Bene. Ecco, una delle persone presenti qui dentro che ha visto il figlio dell'inventore del telefono, o presunto vero, Carlo Meucci. Allora, intanto,
Sono trascorsi tantissimi anni da quando io l'ho conosciuto, tanti, ero una bambina, avevo 4 anni, però quest'uomo è rimasto sempre presente nella nostra famiglia, non fisicamente, ma spiritualmente, mentalmente, era sempre presente, ne parlavamo continuamente, un motivo deve pure esserci. Evidentemente aveva delle caratteristiche, aveva una personalità che non passava inosservata. Un'altra cosa devo dire, mio padre ha creduto subito a quello che lui ha detto e mio padre non era uno sprovveduto, ragion per cui io penso che nonno Carlo non può aver inventato tutto e mi chiedo perché proprio il figlio di Antonio Meucci si aveva bisogno di un'identità. Poteva anche scegliere un'altra identità, questa identità l'ha scelta prima che andasse a New York, quindi io il legame lo trovo, però al di là del legame io penso che sia un personaggio che ad ogni modo bisogna ricordare e io ringrazio Mimmo Mollica perché appunto l'ha tolto dall'oblio, perché ha avuto la sua, diciamo, la sua notorietà alla fine degli anni 50. La radio venne anche a casa mia, a noi bambini fece fare il giro tondo. Io non so dirvi chi erano, chi non erano, ma ricordo questo episodio. Ci dicevano bambini, fate il giro tondo e cantate, giro, giro tondo. Quindi la notorietà lui l'ha avuta, però dopo, ad un certo punto, è caduto nel silenzio, nell'oblio. Ecco, Mimmo Mollica ha avuto questo merito, io lo ringrazio. Al giornalista e scrittore Mimmo Mollica, autore del libro, ecco, se è possibile poter, ecco, perché innanzitutto è nata questa tua passione per scrivere questo libro? Sì, è nata proprio dalla conoscenza diretta, dall'aver conosciuto Carlo Meucci, che ero un ragazzino, e devo dire che mi colpì molto la mia memoria, ma ancora di più il mio sentimento per i suoi racconti dolenti, per i suoi racconti delicati, ma allo stesso tempo dolenti per per il mancato riconoscimento di una paternità che per ogni individuo è una cosa legittima e giusta. Ecco Mimmo, però tu hai fatto delle ricerche, sei stato a Venezia, sei stato in altri posti, a Sant'Agata, a Barcellona, dove praticamente lui poi ha vissuto, hai fatto anche il suo curriculum vita, sei sposato e così via. Però secondo te effettivamente potrebbe essere il figlio di Antonio Meucci, dell'inventore del telefono? Sì. La cosa dovrebbe essere per ognuno di noi inaudita, ecco. Vale a dire. Cerchiamo di entrare proprio in profondità, certo, e far capire alle persone che ci ascoltano perché a distanza di tanti anni e soprattutto con i mezzi che ci sono, quello del DNA ed altro, ancora non si è riuscita a capire se effettivamente è o non è. Ecco, e allora che una persona i cui documenti parlano chiaro, perché di Carlo Meucci, il comune di Patta, ad esempio, che emette una documentazione anagrafica, certifica che è figlio di Antonio Meucci e di Esther Mochi, vale a dire la legittima consorte di Antonio Meucci. Allora io vorrei veramente capire per quale ragione si debbano ingenerare dei dubbi se quella è la sua reale identità. Chi l'ha inventata se no? E coprendosi di quale ignominia, di quale reato? Perfetto, ecco, questa è una risposta. Però nello stesso tempo ci sono autorevoli personaggi come il Catania che hai nominato tu, che metti in dubbio che possa essere effettivamente Antonio Meucci il padre di Carlo, in quanto che soffriva, aveva dei problemi a procreare, non lui ma la moglie. Beh, sicuramente se Carlo Meucci avesse vissuto
a New York e fosse stato ricco anziché essere un indigente, nessuno si sarebbe meravigliato se lui si fosse presentato come Carlo Meucci, figlio di Antonio Meucci. E invece il fatto che fosse una persona indigente, per di più sperduta in un paesino della provincia di Messina, ovvero della provincia di Trapani, insomma, io credo che di per sé fa nascere i sospetti che possa essere un millantatore. Ma effettivamente, secondo quanto hai scritto tu e quanto si può leggere tranquillamente, sei quasi sicuro che è effettivamente figlio di Antonio. Io non posso dire di essere sicuro sul piano scientifico. Io sono sicuro. Io sono sicuro perché le ricerche che ho fatto mi autorizzano a ritenere che Carlo Meucci sia figlio di Antonio Meucci ed Ester Mocchi, come riportato su tutte le documentazioni. Il fatto che su qualche documentazione, ad esempio quella rilasciata dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto o di Mazara del Vallo, il nome della madre risulti distorto in Magri Ester anziché Mocchi Ester, non autorizza a credere che questa identità sia stata millantata, ma semmai autorizza a ritenere che ci siano state delle inadeguatezze nella trascrizione del nome della madre. Ecco, in conclusione, Mimmo, so benissimo che cercherai di approfondire ancora ulteriormente l'indagine, sì, facendo una seconda edizione, ma soprattutto intervistando le persone che effettivamente sanno qualcosa e che hanno vissuto insieme a Carlo. Tutte le persone intervistate non hanno dubbi sul fatto che lui, vale a dire Carlo Meucci, raccontasse questa verità. Non hanno dubbi sul fatto che sia esistito, non hanno dubbi su tutti quei passaggi che riguardano ad esempio la venuta a Patti, ovvero a Tindari, di un sottosegretario di Stato alle poste nell'occasione in cui fu istituito l'ufficio postale a Tindari, che questo sottosegretario abbia attenzionato il ministero di questa vicenda e a Carlo Meucci sia stato riconosciuto un appannaggio, insomma una sorta di, tra virgolette, di pensione. Ma a parte questo, noi dobbiamo dire che testate come Candido, una rivista importantissima che non pubblicò mai niente che non fosse validato da testimonianze più che certe, attribuì a Carlo Meucci questa giusta identità, cioè quella di figlio di Antonio Meucci. Bieco SRL, in contrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede in contrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente.